500 Lecce 78084. Il premio quest'anno è stato programmato e organizzato dal club La Meridiana, che io oggi rappresento in qualità di socio. Voglio ringraziare innanzitutto a nome del club Paolo Manta, che è l'ideatore del premio e che anche quest'anno si è speso per la buona riuscita di questa manifestazione. Radio Noi Stereo, che ormai da 5 anni, quindi per tutte le edizioni, quindi ha seguito il premio, e anche oggi ci ha dedicato uno spazio in cui abbiamo provato a raccontare la storia di questo premio e raccontare anche un po' questa figura speciale per Aradeo, che è Domenico Tamborrini. Grazie anche al contributo di Generali Assicurazioni, agenzia di Trianni e Presicce di Gallipoli. E poi un ringraziamento alla commissione giudicatrice, perché questo premio ha una commissione giudicatrice che è esterna, che ha valutato nella giornata del 10 di ottobre i candidati alla premiazione. E quindi voglio ringraziare il presidente del club Sergio Russo, Giovanni Escelsio, Sonia Giaffreda, Gabriele Grasso, Vitina Rossetti, Gisella Spagna e il qui presente anche Pierpaolo Mai. Grazie. Ringrazio inoltre l'assessore regionale Sebastiano Leo per la partecipazione, fresco di riconferma, il presidente della provincia di Lecce Stefano Minerva per aver accettato l'invito quindi a partecipare a questa manifestazione, e il nostro sindaco Luigi Arcuti per la disponibilità e per la partecipazione attiva che questa amministrazione ha sempre dimostrato nei confronti del premio. Come dicevo prima, il premio Domenico Tamborrino 500 Lecce 78084 è giunto alla 5ª edizione, e quest'anno ha avuto una programmazione diversa rispetto a quella degli altri anni, quando il premio si è sempre svolto in periodo primaverile. Quest'anno, il 2020, lo ricorderemo perché anche per queste cose qui. È un anno particolare, un anno che ha un po' stravolto le nostre abitudini, no? E quest'anno la manifestazione si fa in autunno. Però, come dicevo prima a degli amici, comunque sia, il solo fatto che si sia riuscita a fare questa manifestazione in questo anno così particolare rappresenta in ogni modo già una conquista. Questo premio è un'idea dell'ex consigliere comunale Paolo Manta. Nel 2016, in occasione del 5º anniversario della morte, della scomparsa del 3 volte sindaco di Aradeo Domenico Tamborrino, stato sindaco di Aradeo nel 76, poi nell'81 e nel 92, all'interno del circolo culturale e ricreativo, il Club degli Amici, organizzò questo premio da assegnare annualmente a un cittadino aradeino che si fosse distinto per l'impegno nel campo sociale, culturale, sportivo e anche civico. Il premio consiste in una riproduzione in miniatura della mitica 500, che è dello stesso colore di quella di Domenico Tamborrino. La 500 di Domenico Tamborrino era unica per la particolare colorazione. E una considerazione che ho già fatto prima in radio: la 500 e Domenico Tamborrino sembrano legati in modo indissolubile, per una ragione, una considerazione dovuta al fatto che la 500, alla metà degli anni 50, rappresenta l'auto del riscatto della famiglia media italiana. Prima di quegli anni,
L'auto era uno status symbol, l'auto era, la tenevano soltanto le persone benestanti, il medico piuttosto che il farmacista, il notaio. La 500 in quegli anni diventa l'auto della famiglia media italiana. Fiat con la 500 crea l'auto del popolo, è la nostra Volkswagen. E quindi, considerando che in quegli anni Domenico Tamburrino inizia la sua attività politica, perché precedentemente quindi era impegnato sindacalmente, quindi proprio in quegli anni inizia la sua attività politica come assessore nelle fila del Partito Comunista Italiano. E quindi la 500 indissolubilmente io la associo alla figura di questa persona. Domenico Tamburrino è nato da una famiglia umile e vive con sofferenza tutte quante le vicende della Seconda Guerra Mondiale, anche se quelle vicende poi sono in forte contrasto col suo spirito, col suo animo, con la sua indole libertaria e pacifista. Emigra per lavoro all'estero ed è proprio in questa esperienza all'estero che lo spinge ad interessarsi dei problemi reali della gente. Ecco perché poi intraprende la carriera di sindacalista. Nei primi anni 50 il suo primo approccio politico, come dicevo prima, da assessore nelle fila del Partito Comunista, e nel 76 si impone come sindaco per la sua capacità di amministrare in modo pratico e soprattutto in modo coscienzioso. È capace di ascoltare costantemente le persone, ma non volta mai le spalle alle opposizioni. Riconoscimento è stato istituito per ringraziare, no, a nome della città, il cittadino di Aradeo che si è distinto nel campo dell'arte, del lavoro, della scuola, della solidarietà. E quindi lo scopo del premio appunto è quello di premiare le persone che hanno giovato alla comunità di Aradeo, sia rendendone più alto il prestigio, no? E sia servendone come con disinteressata dedizione al progresso di questa comunità. Questa attività di chi si dedica a queste cose a volte è più manifesta, altre volte lo è meno. Ci sono storie infatti che restano nell'ombra e che non finiscono sulle pagine dei giornali. Ed è proprio attraverso queste iniziative che si prova praticamente a raccontarle, a portarle all'attenzione della collettività, della comunità, e per questo vanno anche premiate. Per l'edizione 2020 la commissione giudicatrice non ha avuto molti dubbi, la scelta è stata fatta all'unanimità ed si è giunti subito ad una conclusione: premiare Michele Bovino, dipendente del comune di Aradeo, che da quest'anno è in pensione, però rimane in ogni modo responsabile della biblioteca comunale ed è direttore del teatro comunale. Michele Bovino è da sempre impegnato nella cultura, ha realizzato nel corso degli anni vari spettacoli musicali su quei cantautori italiani, De André, De Gregori, Guccini, i quali sono riusciti ad unire la musica con la poesia. Si è occupato di regia e di laboratori teatrali, nei quali egli stesso è docente di recitazione, ma anche bravo attore. Ed è proprio da un'idea di Michele Bovino che è nata la Notte della Cultura, questa manifestazione che ormai è una manifestazione ventennale,
che è andata affermandosi nel corso degli anni fino a diventare un evento culturale estivo di notevole rilievo, di notevole importanza per l'intera provincia di Lecce. Io da appassionato di mare, appassionato di navigazione, pensavo a Michele Bovino e l'ho associato ad un faro per un navigante è un elemento distintivo della costa, è un elemento che permette al navigante di riconoscere una costa, ma cosa ancora più importante, un faro permette al navigante di trovare la giusta rotta. Bene, la musica, il teatro, la cultura ad Aradeo hanno trovato in Michele Bovino un faro. Grazie. Passo la parola a Luigi. Buongiorno, buongiorno a tutti voi in questa calorosa piazza che oggi dà modo di poter onorare un nostro concittadino che è l'amato Mimmi. Mimmi per tutti, perché Mimmi è stato il sindaco di tutti. È difficile parlare all'ombra di quello che realmente lui ha fatto, e quindi io oggi da sindaco di questa comunità mi sento onorato di rappresentare una figura che effettivamente nel tempo ha lasciato un segno proprio per la sua umiltà e per il suo modo di fare. Quindi fare quello che lui ha fatto è difficile in questo momento in cui bisogna tenere la barra dritta, riuscire a fare tante cose in tempi brevissimi, quali sono quelli di un mandato, riuscire a dare dignità a questo paese che l'ha avuta nel tempo e la deve mantenere. La deve mantenere con il lavoro da fare ogni giorno, con il lavoro che sta facendo la mia giunta, con il lavoro che sta facendo la mia amministrazione e tutti i dipendenti pubblici. Approfitto anche la presenza di Michele, che adesso è andato in pensione, ma nonostante ciò continua a fare il suo lavoro, il suo dovere, che lo ha sempre fatto nel tempo, dando, come diceva prima Pierpaolo, un riferimento a tante persone. Lo posso dire tranquillamente io che da non sindaco ma presidente dell'associazione del carnevale per tanti anni e della radio locale ha avuto modo con lui di fare delle cose quando era difficile farle e come è difficile farle oggi, ma con lui le abbiamo fatte, lui ha collaborato, lui è sempre stato un punto di riferimento, lui a testa bassa e senza parlare molto e senza fare chiacchiere ha fatto davvero la differenza in questo paese e io sono orgoglioso di lui. Come lei sicuramente tutta la nostra cittadinanza, e quindi questa è una giornata particolare. Io ho l'onore di avere qui alla mia destra l'assessore Leo, ho l'onore di avere alla mia sinistra, e non a caso voglio dire, alla mia sinistra abbiamo anche il presidente. Io sono al centro e rimango al centro come lo sono sempre stato, quindi faccio un piccolo paragone e andiamo avanti. Allora l'assessore dovrebbe stare al mio posto e io stare più avanti, va bene? Continuiamo così. Penso di aver detto tutto in due parole e penso che è meglio evitare di continuare a ragionare su questo, perché sicuramente si aprirebbe un dibattito. E abbiamo anche la presenza, e non a caso, del qui presente Pierpaolo Maio, che con onore rappresenta, io non l'ho mai chiamata minoranza e non la voglio mai chiamare minoranza, perché la collaborazione in questo paese è stato il punto cardine, perché se collaboriamo tutti portiamo a casa un risultato e il risultato deve essere quello che state vedendo sotto gli occhi di tutti. Grazie alla Meridiana, al quale ho dato un incarico che lo sta mantenendo splendidamente, grazie al Presidente, grazie a tutta la collettività. Buongiorno, intanto grazie per l'invito. Per me è un piacere e un onore essere qui ad Aradeo. Voglio solo fare una brevissima considerazione personale e poi qualche altra considerazione di carattere generale. Intanto ringrazio Aradeo per il grande appoggio che mi ha dato, insomma il consenso ricevuto qui ad Aradeo è stato uno dei più belli, diciamo, di tutta la provincia di Lecce, quindi vi ringrazio davvero. E sono contento, perché è un risultato bello, pulito, importante, un risultato che
ottenuto grazie alle persone che hanno creduto in me, che hanno creduto nel progetto di Michele Emiliano, che hanno creduto al progetto del centro-sinistra. Grazie. Allora, io quando penso ad Aradeo immagino sempre che cosa? Immagino un luogo, un paese dove c'è cultura, dove c'è teatro, dove c'è attività, musica, dove c'è tutto questo, quindi è un paese che vi caratterizza. E penso che questo, come dire, è un risultato che avete raggiunto grazie anche a chi ci ha preceduto, ai nostri avi, perché non nasce, come dire, oggi, nasce tanti anni fa, quindi avete continuato su questo solco e secondo me dovete continuare a lavorare, perché diciamo noi abbiamo bisogno di che cosa? Abbiamo bisogno di persone che si incontrano in piazza come stiamo facendo oggi, abbiamo bisogno di persone che si impegnano per le attività culturali, abbiamo bisogno di persone che queste attività culturali le rappresentano e le svolgono in maniera professionale. Noi dobbiamo fare tutto questo, abbiamo bisogno di persone che si impegnano per i nostri giovani, insomma abbiamo bisogno di Aradeo, quindi io non voglio essere, come dire, non voglio dare troppi complimenti diciamo ad Aradeo, ma sicuramente rappresentate una comunità che in questi anni ha prodotto notevoli risultati. E questo grazie ovviamente a tutti quanti. È chiaro che noi citiamo qualcuno oggi e andiamo a premiare qualcuno, no? Però, come dire, questo è il risultato di tantissime persone che stanno qui, magari che oggi non sono presenti perché avevano altro da fare, o magari sono persone un po' introverse o particolari che diciamo non si mostrano, no? Però insomma questi sono risultati che si ottengono grazie all'appoggio, diciamo, all'aiuto e alla collaborazione di tutti quanti. E chiaramente la Regione Puglia continuerà ad essere al vostro fianco, soprattutto per queste attività che sono non solo, come dire, rappresentano la nostra storia e il nostro presente, ma sicuramente possiamo rappresentarle e considerarle, diciamo, azioni importanti che possiamo svolgere per il futuro. Noi abbiamo bisogno di professionisti, abbiamo bisogno di alzare il livello delle competenze, abbiamo bisogno di alzare il livello e della professionalità, ecco, e questo perché questo dà anche la possibilità di lavoro, no? Perché poi oggi, qualche anno fa si parlava, ma la cultura, con la cultura non si mangia, la cultura diciamo è qualche cosa di astratto, no, oggi abbiamo anche compreso tutti quanti che facendo cultura e impegnarsi diciamo così nel mondo dell'arte, della musica, del teatro, vuol dire anche occupazione, vuol dire anche lavoro. Certo, occorre essere molto professionali, occorre essere molto bravi, occorre capire quali sono le connessioni col territorio e voi lo fate molto bene, quindi io vi ringrazio ancora, vi auguro... Approfitto un secondo, ma non di meno importanza, a far dire due parole a Paolo Manta, che è colui che ha creato questa situazione, e lo ringraziamo per questo. Questi sono momenti per me poco convenienti, tra virgolette, perché come qualcuno è venuto prima a dirmi non ti emozionare, però quando devo parlare, come si suol dire, a braccio ho difficoltà e mi impappino dicendola alla maniera mia. Questa mattina sulla Gazzetta del Mezzogiorno ringrazio ancora Salvatore Congedo per l'attenzione che ogni anno dà a questo premio e ha messo sugli scudi Michele Bovino. Oltre agli scudi, Michele ha delle ottime spadini e quindi si sa destreggiare nella cultura in modo molto professionale. Voglio ringraziare, lo ripeto, Radio Noi Stereo, perché è dal primo momento che Luigi sta dietro questo premio e ci tiene tanto e ogni anno è pronto, non è pronto, che ti serve e che non ti serve. Andiamo avanti Luigi, non ci sono problemi. Volevo dire, fare solo un appunto come al solito, dicendo che questa amministrazione ci sta dietro a questo premio, ci tengo tanto, a differenza delle altre amministrazioni
che hanno cercato di mettere in ombra Mimmi Tamborrino. Questo lo dico perché? Perché nel lontano 2011 propongo l'intitolazione della sala consiliare a Domenico Tamborrino con una mozione in consiglio comunale. Un consigliere di opposizione, un consigliere di maggioranza propone il, tra virgolette, rinvio. Sulla delibera c'è solo rinvio, la maggioranza. Dall'altra parte, dall'opposizione, che era la parte di Mimmi Tamborrino, neanche una parola a quel rinvio, solo il silenzio. Io dico che Mimmi Tamborrino era sì cittadino ben voluto da tutti, ma forse c'era una parte che, tra virgolette, sotto banco, forse non lo vedeva di buon occhio, perché stava sempre un passo avanti, stava sempre davanti a tutti, e quindi qualcuno stava cercando di venire fuori, prendere il suo posto, ma la storia poi ci ha detto che questo avvenimento non c'è stato, questo passo in avanti non c'è stato, c'è stato un ritorno, c'è stata una sconfitta. Volevo dire solo una cosa in relazione al titolo che è stato concordato a questo evento: il passato, il presente e il futuro, perché è bene ricordare il passato, stiamo al momento guardando il presente, che va bene, ci sono delle pecche da limare, sta andando bene, però dobbiamo guardare pure il prossimo futuro. Il prossimo futuro, io mi limito a, ho scritto ieri sera una frase, così leggendo di qua di là, perché tutti vogliono un discorso, ma io discorsi non ho, l'assessore non li so fare. E quindi stamattina pure sulla radio la Vitina era d'accordo nel verbo, nel fare. E allora ieri sera io avevo scritto così alla fine di parole che non ripeto. E secondo me di Mimmi Tamborrino c'era la misura nel fare. Il fare concreto, un fare attivo, con azioni concrete. Infatti sicuramente i più anziani, i più vicini a Mimmi, tra cui Silvano, Francesco, Giovanni, se uno si rivolgeva al sindaco per dire: sindaco, vedi che è caduto l'albero, sindaco, vedi che c'è la buca, vedi che bisogna sistemare quel palo. Mimmi c'aveva un impiegato, lo dico in dialetto, Lucici Taranta, che si dava da fare. Lucici Taranta era l'uomo del fare, ma era l'uomo che seguiva Mimmi Tamborrino, ordinava, Mimmi ordinava e l'operaio eseguiva subito, vai, fai, lo chiamava, non c'erano telefonini, però mandava il messaggio e l'operaio del comune fare. Quindi il fare è uno strumento per capire il passato, rispondere al presente e sollecitare un futuro ricco di gratificazioni per tutti noi. Quindi per seguire questa idea di partecipazione attiva all'interno della comunità, secondo me, è molto importante. E quindi nel piccolo ognuno di noi dovrebbe, tra virgolette, fare qualcosa e coinvolgere la collettività. Grazie. Io approfitto solo un momento per ringraziare Davide Tommasi per l'organizzazione della diretta streaming, quindi un grazie anche a lui per... Abbiamo ascoltato con tanta attenzione Paolo e fatto bene a ricordare gli eventi, perché qualcuno se si fosse dimenticato, forse con questa circostanza fatto bene a ricordarlo. Quindi l'enfasi che invece ascolterò sicuramente da chi abbiamo tenuto per ultimo, ma non per ordine di importanza, è perché so che lui è dirompente nel modo di agire, e quindi ascoltiamoci il nostro caro Presidente, che sicuramente coronerà bene questa situazione. Grazie Sindaco, no, non facciamo comizi oggi, diciamo, abbiamo finito la fase della campagna elettorale e quell'enfasi, diciamo, l'abbiamo superata, quindi proviamo
a fare un ragionamento che tiene in questa comunità doverosa la nostra presenza, quella dell'assessore regionale, a cui insomma va il nostro ringraziamento da cittadini del Salento per il lavoro che ha fatto finora, e va in bocca al lupo per il lavoro importante che sicuramente continuerà a fare. Lui non lo dice Scaramantico, però insomma io ho parlato con il Presidente della Regione, che ha voglia di continuare, diciamo, a fargli svolgere un lavoro importante per la regione Puglia. E un saluto ovviamente a questa comunità, una comunità vicina alla mia comunità, a cui sono legato da tempo per le amicizie, per i rapporti politici, umani, per il legame con questa amministrazione, con il sindaco, con il vice sindaco, con gli assessori, con i quali collaboriamo in maniera stretta, in maniera proficua per questo territorio, gli scambi di idee, i consigli, i contributi che ci scambiamo sono sempre numerosi, importanti, portiamo avanti insieme battaglie per questo territorio, anche con alcuni risultati importanti in questi anni. E quindi sono contento di essere qui da Presidente della Provincia, ma di essere qui da amico di questa comunità, che oggi celebra la narrazione di come una persona comune, una di quella che è vissuto fra di noi, con noi, che ha cenato, ha mangiato con noi, è stato con le nostre famiglie, con i nostri padri, può diventare invece un esempio una volta andato via, un esempio di lavoro, un esempio di umanità, un esempio di impegno. Lo diceva prima il consigliere Manta, cosa che io condivido. Lui con una vena polemica ha fatto accenno, no, alla voglia di stare o non stare accanto a questa manifestazione, accanto a questo premio. Vedete, io credo che la memoria di una persona, di un uomo, di un grande uomo come Tamburrino, non sia soltanto un fatto politico, non possa essere un elemento di discussione e di divisione rispetto a quello che è stato la scelta del partito, ma penso che quella memoria sia un patrimonio eterno di una comunità che decide di ricordare una grande persona per quello che ha dato a questa comunità, un grande dirigente, perché essere comunisti allora non era semplice, e al di là del merito della scelta di appartenenza, gli andava riconosciuta la forza con cui lui aveva scelto di essere dirigente del Partito Comunista, la scelta di essere uomo pubblico a disposizione di questo paese, di una comunità, perché caro sindaco, quando noi lo sappiamo bene, una persona sceglie di impegnarsi per la propria comunità significa rinunciare alla propria vita privata, ai propri impegni, alle proprie passioni, di prendersi anche a volte insulti gratuiti che non meritiamo, ma significa stare ogni giorno a disposizione di quelle persone che ti fermano per strada, la possibilità di incrociare gli sguardi dei più sfortunati e anche la possibilità di costruire attraverso l'azione amministrativa e la capacità del fare percorsi per i cittadini, che significano migliorare la propria quotidianità e quindi l'impatto che la vita del singolo cittadino ha anche rispetto al rapporto fra cittadino e comunità, fra vita privata e impegno pubblico. E questo a Tamburrino va riconosciuto, gli va dato atto, gli va dato merito. Molti ragazzi più giovani non lo conoscono se non per la tradizione orale, i racconti che si tramandano da padre in figlio. L'idea di istituire questo premio invece rende la memoria di quest'uomo un fatto eterno, come ho detto prima, rende a noi la possibilità di fermarci, di ricordare, di analizzare, di raccontare di nuovo quegli aneddoti che l'hanno visto protagonista della vita amministrativa di questa comunità, e attraverso questo simbolo, questo premio, rendere omaggio a un grande uomo, alla sua grande storia, al racconto che si può fare più giovani di vite dedicate agli altri attraverso un premio, attraverso un simbolo.
un simbolo che però tiene insieme una connessione sentimentale che si tramanda in questi anni, perché personalità importanti di questa comunità hanno ricevuto negli anni scorsi questo premio, a dare merito insomma del loro impegno, della loro professionalità, e quest'anno avete scelto un'altra persona che io non conosco personalmente se non per le volte che ci siamo incrociati a teatro o nello svolgimento della sua attività, che però ha un filo di tenuta forte con quella che è la vita di Tamborrino, con quello che è il messaggio sociale che Tamborrino ci ha lasciato, perché Bovino è una persona che si è impegnata nel campo pubblico, nell'amministrazione, da funzionario per la comunità di Aradeo divenendone punto di riferimento, e lo ha fatto in un ambito, in un mondo che fino a qualche anno fa veniva bisfrattato, di cui probabilmente ancora oggi un pezzo di società non ne comprende l'importanza, che è il mondo della cultura. Vedete, negli anni 70, quando Tamborrino era dirigente del Partito Comunista, i comunisti erano fra quelle poche persone, fra quel pezzo di società che riteneva che solo attraverso la cultura poteva avvenire quel riscatto sociale di cui questo territorio aveva bisogno, che solo attraverso lo studio e attraverso la bellezza della conoscenza la società poteva offrire a tutti le stesse possibilità, al di là se nascevi alla periferia di un posto dimenticato del sud, al di là del fatto se nascevi da una famiglia ricca o da una famiglia povera. Il senso del bene comune partiva dalle opportunità che il sistema pubblico dava alle persone, e quelle opportunità non te le dovevi giocare con il cognome forte della famiglia, non te lo dovevi giocare con i conti in banca dei parenti, perché quella non era una società giusta, ma che le tue possibilità in un mondo giusto te le puoi giocare se hai delle competenze, se hai attraverso lo studio acquisito la capacità di dimostrare che il tuo posto nel mondo te lo conquisti vincendo un concorso, andando ad insegnare, provando ad avere la capacità di leggere le carte senza farti imbrogliare da nessuno. Allora la scelta di Bovino di essere riferimento nel mondo della cultura è una connessione logica, vera, sentimentale, autentica con quello che è il messaggio che Taurino ci ha lasciato, che Tamborrino ci ha lasciato con il proprio esempio di vita. E per queste ragioni ritengo non solo che questo sia un ricordo, un premio meritato, ma che sia l'esempio vivente di come una persona comune, come è stata Tamborrino e come è Bovino, può diventare un esempio per le giovani generazioni, esempio di impegno, esempio di dedizione verso gli altri, esempio di amore per il proprio lavoro. E quando si hanno questi messaggi, un giovane ha la capacità e la possibilità di dire: vivo in una bella comunità e attraverso gli esempi in carne ed ossa delle persone che ci hanno preceduto, anch'io posso dare, potrò dare alla mia comunità un segnale positivo di crescita. Auguri a Aradeo e auguri a me. Arrivi in temporale, perché sarà sicuramente un premio bagnato e fortunato. Approfitto di questa circostanza, avendo la regione, avendo la provincia, sicuramente non mi dirà di no se io al mio caro presidente gli dirò di sistemare un asse viario all'ingresso di Neviano, per esempio, quindi sono certo che mi dirà sì, me lo dice davanti a tutti, e quindi io chiederò di avere una soddisfazione anche sotto l'aspetto pratico, parlando di praticità del nostro caro Mimmo. Benissimo, impegno preso, portami il progetto e in un anno lo finanziamo. Benissimo, grazie. Andiamo avanti, perché se no bagniamo il premiato, e quindi a lui diamo la parola e daremo il premio immediatamente dalle mani dei nostri qui presenti. Grazie sindaco. Io continuo, sono preso, grazie, ho preso degli appunti, ma sono, è una scaletta, io in genere, mette davanti, no grazie, in genere insomma nel mio mestiere non ho bisogno, però oggi ho davvero bisogno di avere una scaletta almeno.
Naturalmente saluto tutti, ovviamente gli ospiti che vengono da fuori, il presidente della provincia, l'assessore regionale. Sì, beh, ha fatto benissimo. Spero insomma di non tirarla io la pioggia. Saluto il sindaco Luigi Arcuti, saluto tutti voi naturalmente, l'assessore alla cultura che è di fronte a me e il comune di Aradeo. E per me è un onore essere qui insieme a voi e comprendere soprattutto che sono qui perché ho la vostra stima, che sinceramente ricambio di cuore a tutti voi. Mi sento onorato di questo riconoscimento e nello stesso tempo emozionato nel riceverlo. Tanti sono i ricordi che mi legano a Mimmi Tamborrino. In questi giorni ho ricevuto numerosi attestati di amicizia e di congratulazioni per questo premio, che in tutta verità, ve lo dico, non mi aspettavo, in quanto io ho fatto parte della giuria in altri anni, insomma, io non mi aspettavo proprio, davvero. Tutto questo mi emoziona e mi gratifica molto di più di una vincita al lotto. Essere identificato come uno che ha speso il suo tempo lavorativo e anche il suo tempo libero con l'idea di farlo per la crescita del proprio paese, come qualcuno mi ha scritto, mi riempie di vero orgoglio. In tutta serenità sento di aver svolto il mio lavoro di dipendente comunale, il che comporta anche essere soggetto a vari cambiamenti di direzione politica, cercando di farlo con la più limpida onestà intellettuale, pensando solo di lavorare per un'azienda pubblica al servizio della comunità. Al di là dell'impegno lavorativo, poi c'è l'impegno nel sociale, le personali passioni, evidenziate soprattutto attraverso l'associazionismo culturale, che completano il mio essere parte di questa società civile. E d'altronde Fabrizio De André diceva che un uomo senza sogni, senza utopie, senza ideali, sarebbe un mostruoso animale, un cinghiale laureato in matematica pura. Io comunque sono del parere che chiunque voglia dimettersi in gioco per onorare la propria passione deve farlo senza aspettarsi riconoscimenti, ma con la coscienza di voler fare qualcosa di utile e di vantaggioso anche per gli altri, anche per il luogo in cui vive. Per questo sono davvero meravigliato di tanta attenzione verso di me, ma ripeto, sono onorato di essere qui questa mattina e grato di ricevere questo riconoscimento cittadino. E ora permettetemi di fare qualche ringraziamento partendo dalle persone a me più vicine, che grazie alla loro pazienza e il loro sostegno mi hanno permesso di essere qui in questo momento. Penso alla mia famiglia, qui presente con mia moglie e uno dei miei figli. Ringrazio il promotore di questo premio, l'immarcescibile Paolo Manta, che ha il merito di aver sfatato il detto Nemo profeta in patria. Ringrazio i componenti della giuria per la loro stima nei miei confronti, che ricambio. Grazie Sergio Russo, grazie Giovanni Scelsero, grazie Sonia Giaffreda, grazie Gabriele Grasso, grazie Pierpaolo Maio, grazie Gisella Spagna, grazie Vitina Rossetti. In questo momento avrei voluto che ci fosse qui con me una persona a me molto cara, alla quale voglio dedicare questo riconoscimento. Mio padre, Arnoldo, che non c'è più. I suoi insegnamenti sono stati per me la guida per la mia vita. Lui era un falegname e tagliando, incollando, costruiva mobili, divani, poltrone, porte, eccetera. E io, ispirandomi un po' a lui nella mia attività, mi è piaciuto sempre definirmi falegname di cultura, cioè l'artigiano che cerca di mettere assieme tanti pezzi di un mosaico culturale. E infine la 500, mitica, di Mimmi Tamborrino, che spesso ho avuto l'occasione di guidare, non quella lì, ma insomma quella vera, mi riporta tanti bei ricordi e per certi versi anche comici, che adesso racconterò un aneddoto abbastanza comico che qualche compagno qua si ricorderà. L'ho utilizzata anche ad accompagnare lo stesso Mimmi quando non si è sentito bene qualche volta, guardia medica, eccetera, con la sua stessa macchina, sempre questa 500 andava in giro, insomma. E non dimentico che quando frequentavo la scuola superiore a Galatina, spesso andavo
a chiedere a fare autostop, perché io frequentavo l'artistico, quindi avevo un orario molto più lungo degli altri e uscivo tardi. Lui tornava dall'INPS, andava a fare pratica all'INPS, tornava con la 500, si fermava e nella 500 caricava 7, 8, 10, quanto ci potevano andare di noi studenti. Quindi questo è stato per me, al di là, ancora prima di conoscerlo, quando io da chierichetto, frequentatore dell'Azione Cattolica, tutte, mi dicevano attenzione i comunisti mangiano i bambini, e mi meravigliavo, ma caspita che questo qua passa e ci prende tutti e ci porta e non ci dà neanche un morso, insomma, ecco, mo, questa è una nota. Però vi voglio raccontare un aneddoto che qualcuno sicuramente ricorderà. Allora, Mimmi aveva, come dire, una golosità particolare, gli piacevano i frutti di mare, il pesce, e qualche volta si andava in comitiva in qualche trattoria. Una volta, andando a Porto Cesareo, da credo che si chiamasse da Anna Maria, mi pare che ancora esiste, andammo con una o due macchine, insomma, io stavo nella 500 naturalmente con gli altri ragazzi come me in pratica, e a un certo punto, insomma, questa 500, entrando in Porto Cesareo, adesso non ricordo da dove entrava, a un certo punto cominciò a rallentare fino a fermarsi proprio. Uscimmo tutti dalla macchina, mettemmo il piede, praticamente eravamo nel mare. Allora Mimmi disse con il suo intercalare che io traduco, non lo dico perché non vorrei, traduco, disse: perbacco, e sto mare te tu sta bene. Eravamo andati noi in mare con la 500, questa 500. Quindi concludo dicendo grazie ancora una volta a tutti voi e ripeto quanto sinceramente io ve ne sia grato per questo riconoscimento che porterò sempre con me. Ma il mio impegno non si ferma qua. Continua con un progetto che si chiama Leggere tra i due mari, che è partito in questi giorni, un progetto culturale che si irradia dalla Biblioteca Comunale di Radeo, che ha come capofila Libera Compagnia, la mia associazione di riferimento, e in questi giorni praticamente è partito il progetto C'è posta per te, che non c'entra con l'altra televisiva, quindi chi non ha la possibilità di andare in biblioteca per leggere e vuole un libro a casa, l'importante è che chiami il numero di telefono che abbiamo messo su Facebook, adesso uscirà anche l'articolo sul Grillo, quindi potrà telefonando vedere arrivare a casa dei postini, tra virgolette, dei giovani con le biciclette, recapitare questo libro e magari se loro vogliono farselo leggere lo potranno fare tranquillamente. Per cui poi questo progetto continua per 2 anni, quindi si va avanti in questo modo. Per cui insomma, Leggere tra i due mari, se ascoltate qualche volta anche in TV, e ringrazio a questo punto Emma Marrone, la nostra concittadina cantante, che ci ha mandato un saluto come Libera Compagnia e ci ha salutato questo nuovo progetto culturale, perché lei, insomma, essendo stata anche una che si è interessata di cultura eccetera, e si interessa di cultura, quindi ci ha fatto piacere, insomma, questo sprone, questo testimonial, diciamo, per questo progetto. Dunque, scusate, ma io non mi fermo qua, poi se poi dovrei una volta scocciare un po' tutti, allora ditemelo e io mi defilo. Grazie, comunque grazie a tutti voi davvero, e grazie ai nostri ospiti importanti. Adesso sì. Allora, il Circolo della Meridiana Club, in collaborazione con Radio Noisterio, assegna il 5° premio cittadino Domenico Tamborino 500 Lecce 78084 al cittadino aradeino Michele Bovino. Con la motivazione: per il suo presente e fattivo impegno nel campo sociale, culturale e civico, profuso con grande professionalità, gentilezza e discrezione, contribuendo particolarmente al nobile scopo di stimolare una maggiore dedizione alla conoscenza, divulgazione e salvaguardia
delle tradizioni e della memoria del paese salentino. Auguri Michele.